Ragazzi, questo video deve iniziare in un altro modo, ma sono spawnati due Pokémon leggendari, uno Zeraora nella savanna, che dovrebbe essere comunque qua in zona, là in fondo, ma è spawnato anche, guardate cosa, un Pokémon, ma anche là c'è un Tornadus! Saluto Cristiana, Elisabetta e Francesco, scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video, iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche e superiamo i 4000 mi piace per una nuova sfida dei Pokémon. Ma qua c'è un Groudon Shiny! Allora, vi ricordo che ragazzi, nell'ultimo episodio dei Pokémon, il Team Rocket ci ha rubato un Groudon. No, non un Groudon, ci ha rubato un Rayquaza. E anche un Groudon, sì, ci aveva rubato due Pokémon leggendari. E mi sono rimaste pochissime Ultra Ball, ragazzi, purtroppo. Non voglio sfidare questo Pokémon leggendario, perché l'episodio di oggi volevo incentrarlo su un'altra cosa, perché ho scoperto una cosa incredibile leggendo uno dei vostri commenti. Ora ve lo spiego, ragazzi, mi raccomando, aspettate un attimo. Intanto che provo a catturare questo Groudon Shiny, scrivetemi qua sotto nei commenti il vostro Pokémon leggendario preferito e lasciate un bel mi piace. Allora, cerchiamo di catturarlo, però, veloci, veloci. Allora, ragazzi, qua c'è sto Groudon che non vuole farsi catturare. Datti una mossa perché ti devo catturare, mi servi. Groudon non vuole entrare. Allora io gli lancio le ultime Ultra Ball che mi sono rimaste. Vediamo se ce la facciamo a catturarlo. Ne ho sprecate una caterba. Ma mi scusi signor Groudon, io vorrei catturarla. Lei non mi sta aiutando a catturarla. Ma da qua quando troverete un Pokémon Shiny così gigantesco? Mai nella vita, ragazzi. Quindi voglio catturarlo. E guardatela in fondo. A parte c'è anche un Oxernias. Un Oxernias, chiamatelo come volete. Ma là c'è un laboratorio nuovo di pacca che non avevo visto negli scorsi video. Allora, Groudon, fatti catturare per favore. Allora, su. Allora, io rilancio l'ultimissima Ultra Ball. Se si vuole far catturare, bene. Se no, addio, Groudon. Non mi rompere le Ultra Ball, per favore. Non rompere le Ultra Ball, è un nuovo insulto. Allora, Groudon, vediamo se lo catturiamo. No, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, addio. Ragazzi, benvenuti comunque in questo episodio qua dei Pokémon. Guardate là in fondo cosa c'è. C'è un laboratorio. Un laboratorio immenso. E non so cosa c'è al suo interno. In più, qua attorno ci sono tutti quanti questi loot delle Master Ball. Ed è una cosa molto strana che vicino al laboratorio ci sono tutti quanti questi loot. Ma soprattutto un laboratorio del genere nei mondi Pokémon non possono trovarsi. Quindi facciamo una cosa. Prima di tutto prendiamo il loot che c'è all'interno di questi alberi qua giganti delle Master Ball. Ho trovato la Master Ball! Ma non ci voglio credere. Dopo tutti gli episodi di Pokémon che abbiamo fatto fino ad ora, finalmente in un loot di Master Ball abbiamo trovato una Master Ball. Questa, ragazzi, sapete cosa facciamo? Ce la prendiamo, ce la mettiamo qua nell'angolino e ce la teniamo. Non ci voglio credere, ragazzi. Per aver trovato la Master Ball voglio assolutamente 5000 mi piace. Cavolo, ma se ne troviamo due è leggendaria come cosa. Allora, qua proviamo ad aprire anche questa. Un'altra! Ragazzi, due Master Ball di fila! Voglio assolutamente davvero 5000 mi piace per aver trovato due Master Ball di fila. Se troviamo una terza ne voglio 10000. No, per ora ancora niente. Per ora ancora nulla. Vediamo però perché questi alberi qui non dovrebbero scapparci. Dovremmo aprirli tutti quanti di fila perché secondo me porta fortuna. Allora, vieni qua anche te, Master Ball. È spawnato anche un Keldeo. Vabbè, ok, qua ci sono altri due alberi. Facciamo il giro di questo laboratorio immenso e poi scopriamo cosa c'è all'interno perché io non so cosa si trovi all'interno. Quindi lo voglio scoprire in compagnia vostra. Allora, qua c'è un'altra Master Ball, ancora nulla. Dai, ragazzi, vi prego, troviamo la terza Master Ball che diventa una cosa leggendaria. Qua? Niente, qua c'è un taunt, una mossa, altre mosse, mi sto riempiendo di mosse. C'è qualche albero, di là c'è un altro albero. Abbiamo con noi anche altri due Lucky Block che apriamo direttamente qua, un Pokémon al 12 e un Pokémon al 19. Niente di troppo esuberante, troppo bello, eh. Poi vediamo qua cosa c'è, un'altra Master Ball. La prendiamo? Sono finiti gli alberi delle Master Ball? A me sembra di sì. Vediamo, no, forse c'è questo qua in alto. Vediamo, no, l'abbiamo aperto già questo qua, mi sembra, no? Prendiamolo, niente Master Ball. E questo qua l'abbiamo preso, non mi ricordo. Adesso entriamo nel laboratorio, ragazzi, che sono curioso. Sì, allora, entriamo tutti quanti insieme nel laboratorio, ragazzi. Perché in compagnia vostra voglio capire cosa si nasconde al suo interno. Vediamo, allora, entriamo. E c'è una scelta, 10 euro, 100 euro. Con delle porte, dato ho spawnato anche un Uxie. Ok, qua, ragazzi, ma c'è un sacco di roba. Prendiamo il libro, leggiamolo assieme. Allora, benvenuto nella sfida dei Lucky Block. Scegli la cifra che vuoi spendere. Attento, non sempre i prezzi che pagherai, perché pagheranno è sbagliato, varranno la sorpresa al suo interno. La sfida finale sarà difficilissima. Fabio, vuol dire che Fabio è entrato nel mio mondo dei Pokémon per sfidare, per cambiare. Oh, ma ci sono anche 6 Master Ball. Quindi dovremmo prendere quello che c'è all'interno. E in pratica, ragazzi, impiegato dei soldi per fare la scelta del Lucky Block. Ok, ragazzi, questa è una bella sfida. Intanto ho esplorato anche un Keldeo. Quindi,
Qua dobbiamo scegliere le porte. Chissà quante porte ci sono. E chissà quali Pokémon leggendari troveremo, ragazzi. Questa cosa qua sarà molto epica. Quindi, cosa scegliamo? Prima porta, prima scelta. Quindi abbiamo di qua il 10 euro e di qua il 100 euro. Allora, guardiamo le valute. Questo qui vale 1000 euro. Questo vale 1 euro. Questo vale 10 euro. Mi si è bloccato tutto quanto. Questo qua... Questo 100.000 euro? Questo 100 euro, questo 1000, ok. C'è la valuta da 10 euro, sì. E che è di qua, poi di qua c'è il 100 euro. Allora partiamo subito con il 10 euro. Droppiamone uno ed entriamo, vediamo. Allora qua c'è il primo Lucky Block. Quindi con Lucky Block da 10 euro abbiamo trovato per ora soltanto un Eevee, che non voglio catturare, ragazzi, perché mi sembra un po' inutile. Vabbè, catturiamolo, ci servirà magari in una sfida futura. L'abbiamo preso? Sì. Allora, quindi piano piano dobbiamo vedere cosa troviamo. Qua c'è un euro e di qua c'è 1000 euro. Allora, ragazzi, quindi qua dobbiamo trovare per forza dei Pokémon leggendari nelle nostre scelte, perché se la sfida finale è estrema, come ci ha detto Fabio, io non vedo l'ora, ragazzi, di sfidare appunto un Pokémon o una sfida estrema alla fine. Allora, qua 1000 euro e qua 1 euro. Allora, facciamo una cosa, spendiamo di più. Spendiamo 1000 e vediamo cosa ci darà nella sfida dei 1000. Allora, qua, cioè nel Lucky Block dei 1000 ho trovato un Pokémon al 13. Beh, ragazzi, in effetti c'era scritto nel libro. Il libro diceva: non sempre quando spendi di più troverai il Pokémon con più valore. Quindi è per questo, ragazzi, che diceva così nel libro, va bene. Vabbè, però, cavolo, io almeno una volta voglio trovare un Pokémon leggendario. Allora, andiamo di qua. 30 euro, 10.000 euro. Allora, di qua spendiamo di meno. Spendiamo 30 euro, che sono nella valuta, sono questi qua, sono 30 di questi, quindi 1, 2, no, sono 3 di questi, non 30, scusatemi, perché 10 per 3 fa 30, ma la matematica, Marco. Allora, di qua, andiamo, e c'è questo Lucky Block, vediamo cosa ci regala. Ti prego, Lucky Block, facciamogli la Macumba, shiftiamo un pochino, perché così troviamo il leggendario, guardate. No, 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 il Team Rocket, no, il Team Rocket, no, mi ruba tutti i Pokémon, no, mi ruba Solgaleo, mi ruba tutti quanti, e no, 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 no. Guardate questi dannati, ragazzi, me lo rubato un altro Pokémon, ma meno male che il Solgaleo è rimasto e poi loro sono spariti completamente. Ok, allora di qua c'è la scelta, abbiamo 100.000 euro contro 1000 euro. Ragazzi, questa volta io voglio provare a spendere i 100.000 euro. Dove sono? Sono questi qua, sono la monetina. Cioè, vi pare normale che una monetina, ragazzi, da 10 cent sembra valga 100.000 euro? Vabbè, io ci provo, 100.000 euro, ok, abbiamo sbloccato la porta. Speriamo che almeno lui ci dia un Gumi al 17. Ragazzi, ma se la sfida finale è estrema, io come faccio a sfidare appunto la sfida estrema con dei Pokémon così brutti? In più me li hanno rubati. Cioè, questa è la cosa assurda. Mi hanno rubato dei Pokémon incredibili. Vabbè, andiamo, proseguiamo. Qua c'è, qua c'è un altro 100.000 euro e qua un euro. Io, ragazzi, vado da un euro. Un euro mi darà sicuramente il Pokémon leggendario. Guardate. No, è un Pokémon al 31. Abbiamo, credo, soltanto l'ultima scelta dopo, perché è rimasta soltanto una Master Ball regalata appunto da Fabio. Quindi vediamo, un euro o gratis? Io ci provo, ragazzi, vado in quello gratis. No, ragazzi, dai, questa qua è veramente sfortuna. Non mi è praticamente mai uscito un Pokémon leggendario, vorreste dirmi. Io ho pagato un Lucky Block di Pokémon leggendari 100.000 euro e non mi ha dato nulla. Vabbè, io provo a entrare, vediamo cos'è la sfida. La sfida è un personaggio con livello 100 sopra. Urca, ragazzi, questa cosa qui è molto strana, non ho mai visto un personaggio così, con scritto sopra livello 100. Facciamo una cosa, proviamo a sfidarlo con uno dei Pokémon che abbiamo comunque catturato. Ah, un Mewtwo al 100! Ecco perché, ragazzi, c'era scritto livello 100. Perché ho un Mewtwo che non riesco a vedere, che non riesco a inquadrare molto bene. Ragazzi, calma, vorrei provare a inquadrare Mewtwo. Allora, per un pochino l'abbiamo inquadrato. Ok, piano piano lo stiamo inquadrando. Ok, l'abbiamo inquadrato. Ma io come lo sfido un Mewtwo al 100? Allora, Beware, grazie mille per essertene andato. Non è che sia resistito più di tanto. Lanciamogli un Dragonite. Proviamo a vedere se Dragonite ha delle mosse che potrebbero fargli del male al nostro amico Mewtwo. Non gli facciamo assolutamente nulla. L'abbiamo paralizzato però, ragazzi. L'abbiamo appena paralizzato. Proviamo a vedere. No, ci toglie troppa vita questo Mewtwo. Ma è paralizzato. Tecnicamente potrebbe non attaccare ogni tanto. Invece mi ha attaccato. Io sono arrabbiatissimo ora con Minecraft, perché non rispetta le regole del gioco. Che cavolo. Allora, caro Gumi. No, ragazzi, Gumi toglie soltanto uno. Cioè, lui però non mi sta attaccando. Non mi sta... sì. L'ho detto. L'ho detto, ragazzi. Cavolo, ma l'ho detto davvero. Lanciamogli anche uno Smoochum. Proviamo a vedere se con Smoochum riusciamo a fargli qualcosa. Anche se ha degli attacchi tipo Ghost. No, niente, non... Lasciamo stare, ragazzi, mettiamo Solgaleo direttamente in campo e speriamo che abbia degli attacchi che possono fare qualcosa. Ah, Wake Up Slap, che dovrebbe essere... No, non era... No, ragazzi, ho sbagliato attacco, scusatemi. Lanciamo il Flare Beats, perché dovrebbe togliere 120, un pochino gli toglie.
Non va bene, ragazzi. Facciamo un attacco tipo psico. Non è efficace. Lui non ci attacca perché è paralizzato. Allora ne siamo più veloci. Proviamo a vedere se la facciamo, ragazzi. Vi prego. Dai, che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Siamo entrambi in vita rossa. Un altro attacco. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi, ragazzi. Guardate solo il Galeo. Quanta poca vita è sotto di me. È incredibile, ragazzi, abbiamo vinto la sfida di Fabio. Con i soldi abbiamo praticamente comprato dei Pokémon. Io speravo dei Pokémon leggendari, Però comunque abbiamo trovato dei Pokémon che ci hanno dato comunque fortuna. Quindi comunque sono leggendari. Ragazzi, se lasciate un mi piace e un bel commento, a iscrivervi al canale se avete fatto, a scegliere uno dei video qua davanti. Secondo me è stata una delle sfide più divertenti che abbiamo mai fatto per ora con i Pokémon. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, scegliete uno dei video qua davanti. Vi ricordo che nei commenti c'è il mio secondo canale. Andate a iscrivervi. Da Marco è tutto. Ciao ciao!